sempre al di sopra dell'asticella del mezzo miliardo ma nettamente al di sotto del dato, record, dello scorso anno. Il giro d'affari dal 2017 al 2018 della Juventus si è attestato a quota 504,7 milioni, in flessione del 10,3% a causa soprattutto dei minori introiti UEFA derivanti dai risultati della Champions League. Un dato atteso visto l'evoluzione della performance del club bianconero in ambito europeo. La società controllata dalla Exor 63% della famiglia Agnelli Elkan ha registrato un EBIT negativo di 1,4 milioni a fronte di un risultato operativo positivo di 67,4 milioni dell'esercizio fiscale dal 2016 al 2017 e una perdita, già prevista da MF Milano Finanza, di 19,2 milioni che si confronta con un utile di 43 milioni del primo semestre dal 2017 al 2018. A incidere, sui margini e sul risultato finale, come specifica la società presieduta da Andrea Agnelli, oltre ai minori ricavi meno 58 milioni, anche gli ammortamenti e le svalutazioni dei diritti pluriennali dei calciatori 25 milioni e maggiori costi 10,4 milioni. Entrando più in dettaglio, gli introiti da diritti TV sono scesi da 232,77 a 200,17 milioni, mentre i ricavi da gare si sono incrementati da 57,83 a 56,41 milioni, il fatturato garantito dalle sponsorizzazioni è salito da 74,72 a 86,9 milioni, i ricavi da vendite di prodotti e licenze sono passati da 19,2 a 27,8 milioni e, infine, le plusvalenze relative al calciomercato sono diminuite da 151,15 a 102,4 milioni. Con l'approvazione del bilancio d'esercizio da parte del CDA della Juventus emerge poi il deciso rialzo della posizione finanziaria netta balzata dai 162,5 milioni del dal 2016 al 2017 agli attuali 309,8 milioni più 90,7%. In particolare per gli esborsi della campagna acquisti meno 119,5 milioni e per la gestione operativa meno 8 milioni. Va comunque detto che la Juventus oltre a un patrimonio netto di 72 milioni, in flessione di 21,8 milioni rispetto all'anno precedente, può far leva su linee di credito per 502,5 milioni. Il consiglio ha deciso che la perdita d'esercizio sarà coperta, facendo ricorso alla riserva sovrapprezzo azioni e ha reso noto che l'esercizio dal 2018 al 2019, attualmente previsto in perdita, sarà come di consueto fortemente influenzato dall'andamento dei risultati sportivi, in particolare della Champions League. Dopo due finali perse negli ultimi tre anni, la Juventus ha deciso di puntare al bersaglio grosso investendo una cifra totale di oltre 350 milioni tra costo del cartellino e stipendio annuo per strappare a Real Madrid la stella Cristiano Ronaldo. Il calciatore, come è già stato stimato da KPMG, potrebbe portare a garantire nel corso dei prossimi anni un incremento del giro d'affari di 120-130 milioni per esercizio. Infine, va registrato che la campagna abbonati dal 2018 al 2019 del club ha garantito introiti per 29.